Potresti esserti chiesto se la nuova canzone di Draft Gods, Mitch & Pitch, insieme all'FSK, può essere accusabile di plagio, se il trapper italiano ha di nuovo scimmiottato qualche artista più grosso americano. Ebbene, sei nel posto giusto perché sono qui oggi per darti la risposta. In cambio devi lasciarmi un like, un commento e una condivisione per supportare queste mie ricerche e il mio canale, magari anche iscrivendoti. Nessuno è qui per perdere tempo, quindi diamo la risposta subito in modo che i dodicenni con la soglia dell'attenzione di un criceto se ne possano andare a nanna, ok? La risposta è un quarto di sì. Dodicenni, adesso potete andarvene, il video per voi è finito, adesso comincia la spiegazione seria dell'accaduto. Alcuni lo avranno già riconosciuto dalla copertina del video, l'artista di cui Draft Gold dovrebbe essere stato un emulatore è Roddy Ricch. La canzone in questione è una canzone molto famosa, in particolare nelle tendenze nazionali e internazionali degli ultimi tempi, The Box, il che, conoscendo questa canzone, mi ha fatto veramente dubitare, nel senso che non una, non 10, ma tante persone, sia nella posta privata del mio account Instagram, se volete seguirlo, trovate scritto qua sotto, sia sotto i commenti della stessa canzone di Draft Gold, hanno accusato questo plagio. Ascoltando le due canzoni non riuscivo a trovare una compatibilità, ma mi sembrava strano che il web avesse sbroccato così tanto, che avesse fatto così tanto cilecca. Allora ho scelto un'altra strada, quella di ascoltare le due strumentali. Ve ne lascio un pezzettino di ciascuna. Avrete potuto notare la linea melodica della produzione, sottolineo solamente la linea melodica, è davvero molto simile, perché le due produzioni, per come sono state realizzate, sono due strade parecchio diverse, nel senso che la canzone americana rispetta dei suoni molto più fedeli alla trap, mentre quella prodotta o da Drillionaire o da Dave the Kid o da entrambi rispetta dei suoni con delle chitarre o comunque abbastanza diversi da quella di Roddy Ricch. Quindi la linea melodica della produzione è piuttosto simile, effettivamente. Essendo dunque un fatto di produzione, non sarà impossibile trovare dei tratti di strofa in cui i flow andranno a calzare verosimilmente, ma è una cosa piuttosto spontanea. Quindi c'è da dire che la produzione in questo caso è la parte più incriminata, anche se non troppo, perché se non ricordate il caso in cui Draft Gold ha copiato palesemente in produzione e flow Chief Keef, vi siete persi questo video importante che vi lascio qua sopra, insieme agli altri casi di plagio di Draft Gold. Vi ho dato voce e queste sono le mie impressioni. Voglio sapere le vostre qua sotto nei commenti. Quindi scannate, no, dai, scannatevi no, però fatemi sapere cosa ne pensate, perché questi dialoghi portano sempre qualcosa di costruttivo, se lo volete. Se invece volete scrivere il classico insulto da dodicenne, fate pure, non è che vi cambia la vita. Detto ciò, un saluto e al prossimo video.